questo è lo studio dove la magia accade, dove nascono le canzoni, suoniamo, proviamo e costruiamo quella che è il nostro repertorio da far ascoltare appunto il nostro pubblico, i nostri fans. I'm sorry if I stole your code. I'm sorry if I started cold. Pesavo 98 kg, ebbene sì, 98 kg, portavo una bella 48 e adesso ne peso 58 circa. Quando sono andata a New York sono passata davanti al Madison Square Garden, è un'arena grandissima, un'arena concerti dove si tengono i migliori, no? Lady Gaga, tantissime star internazionali. Quando sono passata davanti mi sono messa a piangere perché comunque ho pensato come faccio io a sostenere anche solo un tour dei concerti se questa è la mia condizione fisica, se ogni giorno ho un problema diverso, sto sempre male. Soffrivo spesso di febbre, mal di gola, placche in gola, raffreddore, cistite, problemi intestinali, bruciore di stomaco, aspetta, fai pensare, avevo dolori a tutte le articolazioni. Appena ho iniziato ad eliminare certi alimenti, quindi gli zuccheri, i cibi processati, cereali di qualsiasi tipo, latticini, eccetera, lì all'inizio era strano perché ovviamente ero abituata a fare colazione con la classica, non so, brioche, cappuccino, cereali, quello che è. Lì mi sono resa conto che era la parte più difficile perché essendo abituata a svegliarmi al mattino e immettere nel mio corpo un quantitativo di zuccheri tale, ovviamente, mancando questo quantitativo, a un certo punto ho iniziato a avere fame, era quella la sensazione, no? Perché ovviamente il corpo subito chiede quegli zuccheri lì che tu non stai più dando, no? E dici, ah, dammeli ancora, invece no. Quando mi sono abituata al nuovo stile di alimentazione non avevo più bisogno di andare a ricercare quel gusto a cui ero abituata. Quindi, semplicemente, carne, pesce, verdure, frutta secca, uova, io sono molto golosa però, quindi comunque in generale mi piace il cioccolato fondente, ogni tanto lo mangio, poi la frutta mi piace, però cerco sempre di stare lì e non esagerare in modo che comunque riesco a stare in quel processo di chetosi, quindi di energia, di freschezza e essere sempre comunque attenta, attiva, insomma. La chetogenica nasce in natura, la chetogenica è prevista come sistema metabolico di riserva nel caso in cui mancassero carboidrati. È estremamente semplice, ma è fondamentale per la sopravvivenza. In tutti quei momenti in cui, soprattutto nel lontano passato, non avevamo nutrienti carboidratici, dovevamo andare avanti a grassi, la seconda grande fonte di energia. Ecco che siamo sopravvissuti fino ad oggi, grazie a questa formula, questo sistema di equilibrio biochimico che ci offre, ci ha sempre offerto un'energia di riserva, un'energia in più. La dieta chetogenica, abbassando il contenuto di carboidrati presenti nella vostra dieta, abbassa l'insulina. E quando viene abbassata l'insulina, il nostro metabolismo cambia carburante. Invece di funzionare con il glucosio, inizia a bruciare grassi come carburante. What we need to understand and people have to unlearn what the commercial food industry and commercial medical industry have brainwashed everybody about. They brainwashed everybody that you need sugar for energy. That's a lie. That's a commercial propaganda. Human beings need fat for energy. Human bodies, vast majority of all tissues and cells in human body prefer to use fat for producing energy.
Nel 2018 sono stato in ospedale 5 giorni e mi hanno fatto tutti gli esami e mi hanno riscontrato una leucemia mieloide cronica, che per loro era curabile con un farmaco di ultima generazione chemioterapico. Dopo un mese che ho iniziato la terapia, invece di migliorare peggioravo e quindi mi hanno cambiato il farmaco, però da leucemia mieloide cronica è passata a una leucemia in fase semiacuta, quindi dovevo fare il trapianto. Ho cominciato a formarmi, a cercare anche dottori sull'alimentazione, perché credevo molto fermamente che l'alimentazione contasse. Mi sono trovato subito bene. Il primo beneficio è stato che in un mese sono calato 5 kg di grasso anche mangiando a sazietà. Dopo praticamente gli esami cominciavano a tornare normali e a giugno del 2019 l'ospedale mi chiama per, mi hanno detto che hanno trovato il donatore per fare il trapianto. Però io in quel momento non ero in vena e non mi sentivo forte per fare il trapianto e quindi ho rinunciato e ho continuato con l'alimentazione, con quello che mi davano, il farmaco che mi davano in ospedale. L'ospedale mi ha detto che se non facevo il trapianto nel giro di un mese avevo una ricaduta, che potevo anche lasciarci la vita. Io ho insistito per non farlo e dopo un mese sono partito con lo zaino, ho fatto la Via degli Dei, praticamente è un tragitto di trekking da Bologna a Firenze, 150 km in 5 tappe. E mi sono preso dietro una maglietta bianca e tutti i viandanti che incontravo gli ho fatto firmare la maglietta. Ci sono anche altri geni che vengono attivati a una dieta low carb, soprattutto i geni richiesti per l'attivazione delle cosiddette cellule natural killer, dei serial killer positivi che uccidono i virus e anche le cellule del cancro nel nostro corpo. La terapia del cancro con una dieta chetogenica viene detta terapia metabolica perché praticamente si taglia il carburante alle cellule di cancro. Inoltre, dal momento che i grassi sono un carburante più efficiente, che producono meno stress ossidativo per molecola che viene bruciata per produrre energia, la dieta chetogenica viene anche consigliata per abbassare l'infiammazione cronica, che è purtroppo un denominatore comune di tante patologie. Gli studi su queste patologie stanno iniziando solo ora, ma sono svariatissime. Attention deficit disorder, dyslexia, dyspraxia, diabetes type 1, allergies, asthma, eczema, all sorts of mental illnesses in adults and all sorts of chronic illnesses in adults and children. Lavoro al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, sono un soprano, lavoro dal 99. Devo dire che a livello fisico, anche per il mio lavoro, visto che io uso molto il fisico, il respiro, la dieta chetogenica mi sta aiutando tantissimo. Tanto nella respirazione, evita il reflusso gastrico che è una sofferenza per la maggior parte dei cantanti. Io non ho più questi problemi e mi fa essere molto energica e mi dà concentrazione. E la voce, devo dire che ha un aiuto da questo punto di vista, perché è più bella, più
presente più forte e più libera, più limpida. Io soffro di una malattia autoimmune che si chiama orticaria cronica autoreattiva e questa orticaria mi viene sia per l'alimentazione sia perché sono allergica al siero del mio sangue e allora mi produco questa orticaria spontaneamente. Era diventata ormai una malattia invalidante, io quasi non vivevo più per questa orticaria cronica, avevo attacchi continui di allergia, di prurito nel corpo e da quando faccio la chetogenica i miei attacchi non ci sono più. Non prendo antistaminico, non prendo cortisone, perciò fisicamente sto bene, ho tanta energia, sono una persona sempre viva, solare, sono dimagrita, ho iniziato da 91 kg e mezzo, sono adesso 78 kg, ma vorrei arrivare ai miei 70, anche se col dottore abbiamo pensato di arrivare almeno a 65 kg. Una parte molto importante di questa dieta è anche saper interpretare i sintomi e diciamo le patologie preesistenti del paziente. Infatti è vero che molte persone arrivano in visita presentando ad esempio delle patologie autoimmuni o comunque sia sono arrivati purtroppo per lo stile di vita moderno, per i macronutrienti che noi ingeriamo attraverso ecco sempre i carboidrati complessi, a sviluppare delle patologie intestinali che comportano una permeabilità intestinale e lo sviluppo di malattie autoimmuni o comunque sia di patologie lontane dall'intestino. Queste possono essere ad esempio, nello specifico soprattutto nelle donne, verso la tiroide. Quindi troviamo spesso delle tiroiditi che hanno proprio luogo e nascita nell'ambiente intestinale. Ho iniziato una dieta low carb circa 3 anni fa. Avevo diversi problemi con l'anemia, avevo stanchezza cronica, reflusso, gastrite. Tutti questi problemi incredibilmente si sono risolti dopo anche solo 5-6 mesi di cambio di alimentazione. A un certo punto poi ho eliminato anche i latticini e da lì ho visto altri notevoli benefici come la riduzione dei noduli al seno e delle cisti. Addirittura dopo 5 mesi più o meno ho iniziato finalmente ad assimilare quello che mangiavo, cosa che prima non accadeva perché ovviamente mangiavo alimenti ricchi di antinutrienti e questo non mi faceva assimilare il ferro, le vitamine di cui avevo bisogno. Io prima assumevo tantissimo ferro, a volte anche 2 tipi di ferro al giorno, secondo la prescrizione medica, ma non facevano effetto. Invece ora le mie analisi senza prendere ferro, soltanto con l'alimentazione, sono arrivate a 12, sono sempre a 12 l'emoglobina. Anche l'energia ovviamente è migliorata, ecco una cosa che per esempio non mi succedeva mai a svegliarmi presto la mattina. E mi svegliavo sempre con una grande fatica e invece ora alle 6 di mattina, 6 e mezza anche d'estate, mi sveglio senza sveglia, con tanta energia e comincio a fare le cose proprio senza problemi, cosa che prima non succedeva mai. La dieta chetogenica nasce intorno agli anni 50-60, quando la necessità era quella di poter curare, soprattutto le persone che non rispondono a
il trattamento farmacologico, che soffrono di grande male, cioè l'epilessia. Cioè l'epilessia è sostanzialmente quello che ha mosso per la prima volta l'attenzione e la curiosità degli ricercatori e degli scienziati neurologi in particolare, che hanno notato che effettivamente le persone che erano in chetosi non avevano o avevano meno episodi di epilessia. Poi per molti anni si è completamente abbandonata, però si era notato una cosa molto importante, cioè si era notato sostanzialmente che chi era in chetosi dimagriva. Quindi questo è stato ripreso poi molto più recentemente, quindi negli anni 80, perché si è visto che effettivamente poteva essere utilizzato per molte altre patologie. Erano fine anni 80. Vedendo quello che c'era nel settore della dietologia, ci siamo imbattuti nel professor Blackburn. Blackburn insegna ad Harvard, curava dei diabetici obesi, molto molto obesi, e lui ebbe l'intuizione, l'idea di utilizzare gli aminoacidi, le proteine, togliendo chiaramente i carboidrati perché erano pazienti diabetici, per farli dimagrire. Blackburn ha iniziato a dare le proteine in flebo, però i risultati non furono eclatanti, anzi, erano più i problemi che dava che non il successo che c'era. Dice, ma proviamo a dare una cosa più semplice, non così cruenta come le flebo, e si inventarono i pasti sostitutivi. Questi però non facevano ad arrivare in chetosi, per cui noi avevamo queste due cose. Le flebo erano troppo drastiche, con dei problemi, i pasti sostitutivi funzionavano poco e poi costano anche tanto. E noi avemmo l'intuito, l'idea di dargli le proteine in polvere. Ecco, le proteine derivate dal siero del latte, quindi proteine ad altissimo valore biologico, al quale erano state tolte il lattosio, cioè lo zucchero, e i grassi. Erano proteine molto, sono proteine fatte molto molto bene, si usano anche adesso. Lei pensi che per patologie particolari vengono passate dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi è una cosa molto molto seria. Abbiamo iniziato a dare questo, abbiamo iniziato in ospedale, dopo circa un anno e 800 pazienti trattati e controllati, abbiamo lanciato il metodo che è il sistema chetogenico. I've been working on the ketogenic diet for about over 12 years now. Most of what I do is actually working with the military. I also work with NASA on different projects and sports projects, neurological disorders. It's a very exciting area of research to be in because there are so many emerging applications to the ketogenic diet. If a clinical trial is registered on a government website, you know, that actually makes it a very valid study for people to get involved in those studies. And clinicaltrials.gov, which is an international website, has almost 300 clinical trials with a ketogenic diet. And 10 years ago, there was like 10 trials. So with almost 300 clinical trials, I think that's a testament to the growing acceptance of the ketogenic diet. And as this science is being done, it'll be published, and it'll give more scientific support for the diverse applications of the ketogenic diet. Il cibo racconta la storia degli uomini. Tutti i momenti importanti di progresso sono legati a cambiamento nei confronti del cibo, nei rapporti con il cibo. Dalla scoperta del fuoco ad oggi, a passare alla filiera del freddo, noi vediamo che ogni momento di progresso significativo nella civiltà è accompagnato anche da un cambiamento notevole nei confronti del cibo. Questo ultimamente ha portato però a un'esasperazione, a manifestare delle contraddizioni eccessive, perché se da un lato ancora abbiamo una gran parte di popolazione che ha difficoltà
ad acquisire e raggiungere il cibo, dall'altro abbiamo altrettanta grande parte che deve tenersi lontano dal cibo, deve controllare l'assunzione di cibo per sopravvivere e per star bene. Purtroppo questa è una contraddizione tutta nostra e ci porta oggi a dover scegliere come decidere, cosa decidere di mangiare. Una vera e propria dietetica, un'etica dell'alimentazione che ci porti a scegliere dei nutrienti che ci facciano star bene. È innegabile che sovrappeso, obesità e tutte le patologie correlate oggi sono estremamente rappresentate. Dobbiamo fare un importantissimo passo indietro perché si ottenga un risultato di salute generalizzato. Ecco perché zuccheri, carboidrati raffinati, cibi ultraprocessati devono essere controllati nella qualità e nella quantità, soprattutto per rientrare in una condizione di salute e di benessere. Abbiamo conosciuto la chetogenica nel 2012 perché ci siamo trasferiti in Svezia e lì era famosissima, la dieta di moda in tutta la Scandinavia. E ci ridevamo sopra perché è una dieta ad altissimo contenuto di grassi e ci sembrava la cosa più assurda del mondo. Poi siamo tornati in Italia e in Italia nostra figlia di 9 anni ha manifestato i sintomi di una malattia strana che poi si è rivelata essere una malattia metabolica rara che si chiama glicogenosi di tipo 5 e che purtroppo non fa funzionare i muscoli volontari come dovrebbero, perché i malati di questa malattia non riescono ad avere l'energia che deriva dagli zuccheri accumulati nei muscoli. Perciò è una malattia molto molto dolorosa perché i muscoli si rompono, si autodistruggono per riuscire a funzionare. E quindi Letizia è passata dall'essere una bambina apparentemente normale, perché questa è una malattia genetica e c'è dalla nascita, ad avere questi sintomi fino a finire in sedia a rotelle, incapace anche di scrivere, di masticare, quindi dovevo frullare il cibo, imboccarla, vestirla. Non era più autonoma in niente praticamente. La mia malattia è una malattia rara del sistema nervoso centrale, perché interessa comunque il liquor spinale che bagna fino alla calotta cranica, e sono delle cisti che interrompono questo scorrimento del liquor spinale creando neuropatie diffuse, e mi sono detta perché non provare una dieta che ha curato l'epilessia su di me e magari trarne giovamento. In effetti così è stato. Piano piano, diciamo che i primi benefici, i miglioramenti ho cominciato ad apprezzarli intorno al terzo mese, ma dal sesto mese c'è stata proprio la rivoluzione, nel senso che io per la mia malattia non camminavo quasi più, ho passato 6 mesi nel letto dove a malapena facevo qualche passo e poi dovevo rimettermi a letto perché non avevo forza nelle gambe, avevo sempre dolore ai nervi. Dopo 3 mesi ho cominciato a camminare piano piano, dopo 6 mesi camminavo e ho ripreso addirittura a lavorare a ritmo avanzato. E poi ho ripensato al fatto che Letizia fino ai 9 anni era una bambina normale, pur avendo questa malattia. Perciò doveva esserci un modo di far funzionare bene il suo corpo nonostante la malattia genetica. E questo modo, ho scoperto poi, iniziando la dieta chetogenica, è stato quello di darle un'energia alternativa agli zuccheri, cioè i grassi trasformati in chetoni. E l'ho messa in dieta chetogenica e dopo 3 giorni lei si è alzata dicendo di essere guarita, che voleva andare a scuola a piedi, senza sedie a rotelle, e così è stato. La chetogenica mi ha aiutato anche ad alleggerire l'umore, perché mi ha dato quell'energia chimica, molecolare, un'energia pazzesca che mi ha consentito anche di recuperare dalla malattia tutto il periodo depressivo che io ho trascorso nei 6 mesi che non ho camminato, senza darmi una ragione. Poi è successo che io dopo 3-4 giorni, perché non ci credevo all'inizio, mi sembrava impossibile, ho avvisato i medici che la seguivano in ospedale e loro si sono subito molto allarmati perché mi avevano consigliato una dieta ad alto contenuto di carboidrati e zuccheri e io ho fatto l'esatto contrario,
Perciò ci sono stati 3 mesi di controlli e finalmente le analisi del sangue che hanno confermato che la dieta funzionava. Perciò i medici hanno accettato di seguirci in questo percorso di chetogenica sotto la responsabilità mia e di mio marito. Al primo anno le hanno fatto le analisi ogni 3 mesi, io dovevo compilare un diario alimentare, dal secondo anno al quarto ogni 6 mesi e adesso Letizia deve fare le analisi, sono passati 7 anni, una volta all'anno e non è più stata ricoverata in ospedale. Questo è sicuramente un caso bellissimo e estremo che ci sta a indicare però che ci sono patologie dove lo zucchero, il glucosio, non riesce a dare l'energia necessaria alla vita, al movimento, in questo caso alla funzionalità delle fibrocellule muscolari. Il corpo chetonico invece, che entra direttamente a livello mitocondriale attraverso dei canali specifici, dà una risposta energetica ben maggiore e quindi risolve il problema a monte. Ecco perché nel caso del deficit di glutuno noi possiamo ottenere e otteniamo dei risultati estremamente importanti anche in tempi brevi. Un bel giorno, cosa succede? Che mi scoppia un orecchio, tra virgolette, e non ci sento più da un orecchio. Mi ricoverano per un infarto all'orecchio e sostanzialmente ho avuto un'ischemia. Un'ischemia che per fortuna mi ha colpito la coclea e ha danneggiato la coclea irreparabilmente. Questo è stato dovuto da un problema vascolare. Mi avevano detto che l'udito non l'avrei più recuperato, che il fischio sarebbe rimasto assolutamente persistente a vita. La testa non tornava a rimanere ferma, io avevo dei giramenti di testa e delle emicranie fortissime e che non c'era nient'altro da fare. La cefalea, per esempio, scompare quando togliamo certi tipi di alimenti, in particolare quando togliamo i cereali, il glutine, ma anche e soprattutto i latte e latticini, perché spesso sono quelli più condizionanti la cefalea. E quindi quando noi riportiamo il soggetto a uno stato pre-infiammatorio, il soggetto sta immediatamente meglio e smette di avere queste patologie. Nonostante i ricoveri, ben due, io continuavo ad avere crisi fino a quando a un certo punto mi si è addormentato mezzo viso, mi si è chiuso anche l'occhio. Ho contattato immediatamente un medico professore, al quale ho mandato subito immediatamente tutte le analisi che avevo fatto e tutto il percorso che avevo fatto. Lui si è accorto che avevo un'ischemia in corso e mi ha voluto immediatamente per vedere per iniziare una terapia per bloccare l'ischemia e poi per riuscire a cercare di recuperare i tessuti che erano stati danneggiati. E in quella sede lui mi ha ribaltato l'esistenza, si può dire, perché mi ha proibito di mangiare zuccheri e carboidrati mettendomi a regime chetogenico. Sono sempre stata tonda, ma a un certo punto era diventata troppo. Ho scoperto anche di avere il diabete, nemmeno il prediabete, proprio il diabete conclamato. Quindi ho dovuto iniziare tutte queste cure abbastanza pesanti fino ad arrivare anche a prendere insulina. Io ero arrivata a pesare 120 kg, 119,5 per l'esattezza, pesata in ospedale da quello che è stato poi il medico che mi aveva operato mettendomi il bendaggio gastrico. Con quello ero riuscita poi a perdere una decina di chili. Il secondo intervento doveva essere quello di un po' più invasivo, la sleeve, per cui mi avrebbe dovuto, detto in parole povere, ridurre lo stomaco. Ha deciso invece di non farmi quell'intervento. Me lo ricordo in ospedale, mi aveva tolto la colecisti, è venuto in ospedale la mattina dopo l'intervento, mi ha detto non ho fatto quello che ti avevo detto, ma ti devi mettere in testa che o ti cuciamo la bocca o devi imparare a mettere il burro nel caffè. Non era una sorta di dieta e basta, non si poteva definire una dieta, ma era proprio un amare il proprio corpo e amare se stessi e riuscire a curarsi l'organismo, quindi a volersi bene, attraverso l'alimentazione. Dovete immaginare il nostro organismo come una macchina, sostanzialmente. La carrozzeria ovviamente è la pelle, i tegumenti, la parte esterna e l'ossatura fa parte appunto della struttura della macchina.
Il motore sono la massa muscolare e il serbatoio quindi è il grasso che noi utilizziamo. La chetosi è importante perché la produzione di corpi chetonici da parte del fegato porta una nuova benzina. Questa nuova benzina è una benzina pulita, quindi che non dà residui e che dà un'energia che è il doppio dell'altra. Ed è soprattutto disinfiammante, per cui ti permette di ottenere dei risultati che altrimenti non riusciresti a ottenere. In un anno e qualche mese sono andati 30 kg e questi sono risultati che ti fanno gioire, ti danno la forza di andare avanti, di continuare, di insistere. Dopo 4 mesi e mezzo di chetogenica io sono tornata a fare una bellissima ecografia dell'addome completo con tanto di dottoressa che me l'ha fatta, basita, perché mi ha detto: signora, cosa ha fatto? Ha un fegato e un pancreas nuovi. Io ero in cura per un calcolo al rene, quindi facevo spesso controlli. Questa dottoressa mi ha detto: signora, io sono sconvolta. Io ho detto: guardi, io sto seguendo la dieta chetogenica. Lei mi ha detto: signora, continui, perché la biochimica non mente. Cioè, lei ha un fegato e un pancreas nuovi. Non è vero che la dieta chetogenica debba essere limitata a un breve periodo di tempo, che faccia male al rene, che faccia male al corpo. Noi abbiamo degli studi che dimostrano che è il contrario, che il diabete si riduce, che addirittura nelle insufficienze renali si può benissimo utilizzare la dieta chetogenica perché migliora la funzionalità renale. Quindi è assolutamente errato quello che viene detto molto spesso. Long-term ketogenic diets have been used in medical practice for the management of epilepsy and other neurological disorders. And from those studies, we know that ketogenic diets can be maintained long-term and they can be done in a safe way for the person, but it's very context dependent. So if someone needs to lose weight on a ketogenic diet, they could follow a ketogenic diet until they reach their ideal body weight and then transition more to a lower carb diet that's not necessarily ketogenic and so restrictive. But we do know that ketogenic diets can be followed long term if they're formulated properly. La mia storia inizia da problematiche di mal di schiena. Ho dovuto anche usare la sedia a rotelle, la carrozzina elettrica, perché non riuscivo più proprio a fare più di tanto di passi, perché i dolori erano allucinanti dovute a delle sorte di scosse elettriche. E quindi in quella situazione lì era difficile reggere i dolori. E dopo 2 anni, fortunatamente, mi sono accorta che c'era questa possibilità, con l'alimentazione, aiutare questa forte infiammazione. In più, oltre all'infiammazione, anche perdere quel tot chili, che in quel caso lì sono partita a voler perdere 10 chili per la schiena. Queste scosse che parlavo prima sono spariti. Questo è stato il primo segnale che ero sulla strada giusta. E poi dopo ho cominciato a avere meno dolore. I passi hanno cominciato a allungarsi con le stampelle. In giro di 5 mesi non ho più usato neanche la carrozzina, solo le stampelle. E poi dopo il 5° mese, un giorno ho lasciato a casa le stampelle, e questo è stato agosto di 2019, e da allora non ho più usato né stampelle né la carrozzina. C'è stata un'altra cosa bellissima, che io sono partita come extra large con i miei 88-90 kg. E in questi 2 anni e mezzo di tribolazione tra una cosa e l'altra, io ho avuto anche la fortuna di perdere i miei 35-38 kg, che mi ha portato notevolmente una leggerezza incredibile da una ragazzina. Non si direbbe, ma la mamma ha avuto gravi problemi di salute 6-7 anni fa, quando ha avuto un ictus cerebrale
Parecchi. Come vedete, la mamma è vispa e vuole parlare, le lascio raccontare la sua storia. 81 anni, però mi sento piena di energie e di entusiasmo, anche quello spirito di fare di più, quello slancio, e secondo me è dovuto anche al mio stile di vita. Racconta un poco la tua storia quando 7 anni fa hai avuto l'ictus. Avevo dei valori pessimi, trigliceridi, colesterolo, e la mia dottoressa, il medico di famiglia, mi disse di evitare i cibi grassi e di prendere le statine. Io sinceramente non feci nulla di tutto questo. Grazie al consiglio di una dottoressa. I valori dopo quanto? 3 mesi? Due mesi. Migliorarono. Trigliceridi un terzo, HDL più del doppio. Tornò dal dottore. Poi tornai dal medico e disse: ha visto la mia cura? Io dissi: no dottore, non l'ho proprio fatta la sua cura. E lui restò molto scioccato e incredulo. Quando ho iniziato ero abituata ad avere dei risultati immediati che poi non necessariamente rimanevano nel tempo. Qui è stato il contrario: all'inizio ho perso un po' di peso, poi andavo avanti veramente a rilento, ma non ho mollato perché stavo così bene, avevo così tanta salute, energia e tutto quanto. Poi sembrava veramente, ho avuto la sensazione che il mio organismo avesse trovato la cosa giusta, il suo equilibrio, la cosa giusta. Quindi ho continuato e ad un certo punto ho corretto qualche punto che non era perfettamente a posto grazie a un po' di informazioni che ho ricevuto, ed è stato veramente magico perché mi sono trovata che ho cominciato a dimagrire, il mio corpo ha iniziato a nutrirsi di grassi. Mi sono accorta di questo perché quando avevo fame non desideravo le proteine o i carboidrati come prima, della frutta o cose di questo genere, ma desideravo qualcosa di grasso, che fosse un po' di burro, un pezzo di pancetta piuttosto che l'avocado. Purtroppo i carboidrati alimentano i circuiti neurologici della dipendenza. Questo è il segreto, questa è la trappola che c'è dietro questi alimenti. Quindi quando noi impariamo a separarci da essi, a starci lontano, anche questi circuiti si spengono, si attenuano. Per questo si diventa padroni nei confronti dell'alimento e non più schiavi. Ecco perché si risponde tante volte con un desiderio maggiore verso il cibo grasso e non più verso quella bramosia nei confronti del carboidrato. È stato bellissimo perché ho capito che era scattata la molla nel mio organismo. Ci sono voluti alcuni mesi, non è stato velocissimo perché dovevo uscire da certi meccanismi, e da lì l'energia è aumentata, la lucidità mentale è impressionante. I would say more than half of the people that start the ketogenic diet experience the keto flu. And that's primarily a result of the body transitioning from a carbohydrate glucose-based metabolism to fat and ketone metabolism. And one way to prevent symptoms of the keto flu is to ensure that you're properly hydrated. The ketogenic diet has a mild dehydration effect, so you should increase the amount of water you're drinking and also electrolytes. So very important to make sure you're getting enough sodium, potassium, magnesium, and also calcium. Non sono una che ha mai avuto particolari problemi, però devo dire che è aumentato il benessere, la lucidità, come dicevo, e la forza e tutto quanto. Quindi per me
è proprio l'alimentazione ideale. Cioè, c'è anche un miglioramento nella condizione di vivere, perché con la chetogenica fatta bene tu non hai fame. È bellissimo perché ho un sacco di tempo in più, non ho la preoccupazione di cosa devo mangiare, come devo preparare, poi troverò le cose giuste in quel posto. E detto tra noi, io non ho mai avuto problemi né ai ristoranti né agli inviti ai pranzi, cioè io dico tranquillamente che seguo un'alimentazione particolare e tutto quanto, e fino adesso io di problemi non ne ho mai avuti. Sono anni che sono appassionato di alimentazione sana e negli ultimi anni mi sono dedicato a una pasticceria sana. Nell'ultimo periodo sono venuto a conoscenza della chetogenica e negli ultimi mesi mi sono dedicato a sviluppare alcuni prodotti con l'eritritolo. E questo perché? Sia perché c'è una richiesta, ma anche perché questa dieta chetogenica davvero fa, si può dire, miracoli. Gli ingredienti che io utilizzo li prendo direttamente da madre natura, non uso nulla di raffinato né di trasformato in laboratorio, ma direttamente, come dicevo, dalla terra, quindi le mandorle, le fave di cacao, il cocco, tutti ingredienti che sono low carb e alto contenuto di grassi e che soprattutto si sa fanno benissimo. Per alcuni potrebbe sembrare impossibile realizzare una crostatina senza uova, farina, latte, zucchero, lieviti, e invece andiamo a vedere effettivamente che possiamo realizzare una crostatina che viene fatta con una base di fave di cacao, farina di mandorle e un tocco di farina di cocco, assemblata poi con l'aiuto sempre delle fave di cacao, e all'interno una crema fatta con cacao, olio d'avocado e nocciola, senza nessun tipo di dolcificante. Sapore intenso di nocciola, di cacao, tutti gli aromi della mandorla. Dobbiamo fare sempre attenzione a quando andiamo a riempire il carrello della spesa, possibilmente un occhio alla provenienza, al trattamento delle fonti animali che andiamo a mettere nella nostra tavola, che sia grasso animale, che sia grasso vegetale, che vengono da condizioni dove è rispettato l'animale, è rispettata l'agricoltura, ci sono pascoli all'aperto ad esempio dove gli animali possono andare a brucare veramente l'erba, allora lì abbiamo un prodotto di alta qualità, un prodotto che fa bene. I grassi non fanno male se sono di qualità, se sono nella giusta misura. Il vero danno lo abbiamo quando questi si sommano a un eccesso di carboidrati. Siamo nel cuore del distretto paleontologico dell'Astigiano e del Monferrato, e da qui trae origine la sabbia astiana dell'era villafranchiana. Siamo nel pieno dell'era paleolitica, qui milioni di anni fa nuotavano squali, balene. Traiamo beneficio da questo terreno particolarmente sabbioso e ricco di sali minerali. Qui sotto il suolo si trovano comunque conchiglie e fossili naturali. La ricchezza di sali minerali dei nostri terreni si traducono in una qualità dei nostri pascoli e quindi nel benessere degli animali che hanno la possibilità di poter tranquillamente pascolare. Casaserra nasce dall'esperienza di una famiglia, la famiglia Cerrato, che in quattro generazioni, in oltre un secolo di vita, ha praticamente sviluppato l'esperienza nell'allevamento dei bovini, seguendo naturalmente quella che sono state l'evoluzione sia del mercato, ma in particolar modo ancorati a dei principi e dei valori legati al territorio e nell'ottica comunque della qualità dei propri prodotti. Nel corso degli ultimi quattro anni abbiamo fatto la scelta, direi molto radicale e dirompente, di convertire tutto il nostro allevamento a fieno ad erba, quindi di seguire quel regime alimentare chiamato grass-fed, che è la connotazione tipica di un allevamento di bovini che, ricordiamo, sono ruminanti e hanno come caratteristiche il fatto di essere degli erbivori. Da quando
alimentiamo i nostri animali con fiene d'erba non si ammalano più. Ci sono pochi elementi ma devono essere distintivi. Spazi aperti, contatto con la natura, equilibrio all'interno della mandria, quindi suddividere ad esempio il numero dei capi in modo equilibrato rispetto al territorio messo a loro disposizione e il tipo di alimentazione. Noi mettiamo a disposizione dei nostri animali un ettaro per ogni due capi. Naturalmente questo permette una facile rotazione tra un pascolo e l'altro e quindi la possibilità di poter anche beneficiare del fatto che il pascolo ha la possibilità di rigenerarsi e di creare quegli elementi di biodiversità che si traducono in qualità del foraggio e conseguentemente una ottima capacità di nutrizione dell'animale. L'alimentazione con l'erba permette di ottenere una carne estremamente profumata, particolarmente tenera, il colore è molto più intenso rispetto alla carne allevata con cereali. Vedi qui il grasso? È di colore giallo piuttosto che rosa. Vuol dire che è ricchissimo di omega 3 e di omega 6. Cioè questa è la grande differenza di una bestia allevata grass fed. Guardate che è giallo, guardate che è giallo, guardate che è giallo. Cioè questa per noi è una grandissima soddisfazione oltre che un risultato. È già diciamo qualche anno che anche in medicina veterinaria abbiamo ricominciato a valutare meglio l'alimentazione perché per tanto tempo è stata un po' relegata al ruolo, come anche in umana poi in fondo, no? Al ruolo un pochino di serie B. Con invece un arrivo di un cambio di visione ovviamente nell'essere umano, poi dopo a ruota arrivano i cambi anche in medicina veterinaria. Cani e gatti sono carnivori, quindi sostanzialmente hanno un metabolismo abbastanza diverso dal nostro, il cane in qualcosina è un pochino più adattato alla digestione dei carboidrati, ma sono degli adattamenti che sono avvenuti durante millenni assolutamente parziali. Il gatto invece è un carnivoro stretto, su questo siamo tutti d'accordo. Quindi in realtà ovviamente il ritorno a un'alimentazione fresca per loro corrisponde a un ritorno all'alimentazione da carnivori e quindi è ovviamente particolarmente facile, perché ovviamente amano mangiare carne mediamente, da bravi carnivori che sono, e anche molto salutare. I cani non sono crocchettivori, di conseguenza mangiando un alimento che non è nella natura della loro funzione, alla fine qualche problema lo comportano per forza. Ne hanno enormi benefici sotto tutti gli aspetti. Il gatto in particolare è veramente un essere fatto per andare a carne, diciamo. Carne e grassi sono il loro motore, i carboidrati non dovrebbero proprio rientrare nella loro alimentazione. È come domandare a qualcuno che ha mangiato tutta la vita dal McDonald's che benefici ha trovato a mangiare normale. Quello che faccio io è far mangiare normale i cani. Nutrire gli animali secondo i parametri di una preda intera, che rappresentano per un cane un valore nutrizionale completo. Io faccio gare di lunga distanza in montagna oppure nei deserti. Ho affrontato la Marathon des Sables e recentemente ho fatto, sono finisher del Tour de Jeanne, che è una delle gare più estreme al mondo con la percentuale di finisher pari al 50%. Tra l'altro sono quasi tutti uomini, quindi essere donna e soprattutto in stile chetogenico. Io affronto queste gare completamente zero carb, senza quello che è il classico carico di carboidrati, senza i gel, senza tutto il carico di zuccheri che la società ci propina come lo standard, come il normale. E soprattutto mi sono affacciata a questo stile di vita perché ho risolto tantissimi problemi infiammatori, problemi di ritenzione idrica, problemi di gonfiore alle articolazioni, ai piedi, e diciamo che durante una gara di 150 ore in cui stai in piedi sempre in altura con 31.000 metri di dislivello, il fatto di riuscire a stare bene fisicamente proprio è fondamentale per riuscire a portare a termine questa gara. And the athletes that could benefit the most from a ketogenic diet are endurance sports athletes, so cyclists, marathon runners, where you're requiring a long duration athletic performance over time. So being able to burn fat not only can enhance your fat metabolism, but once you are adapted to burning fat, it spares glycogen. And that can actually extend human performance.
And there's different types of diets too for different types of athletes. For example, for athletes that need to lose weight to make a certain weight category, for wrestling or for gymnasts where they need to be very lean, a higher protein ketogenic diet would be ideal. Arrampicata è sicuramente uno degli sport che richiede più concentrazione di tutti, quindi serve lucidità mentale e serve avere un'energia costante per tutto il tratto che viene arrampicato, quindi per tutto l'allenamento. Nel momento in cui si arrampica e si scalano metri, può sopraggiungere la poca concentrazione, la stanchezza, la paura e l'ansia da prestazione. Quindi è normale che le diete alte in carboidrati, soprattutto complessi, possano darci dei picchi di glicemia. E non vogliamo certo trovarci a tanti metri d'altezza con degli abbassamenti di zuccheri e quindi una prontezza sicuramente che viene meno. Ci sono tanti sportivi professionisti che seguono la chetogenica con estrema soddisfazione. Ovviamente noi, quando impariamo a utilizzare l'energia dei trigliceridi che diventano corpi chetonici, che cosa facciamo? Diamo un carburante per le performance a medio e a lungo termine. Lo sportivo che dovrà fare gli scatti, che dovrà fare movimenti o impegni di intensità, andrà a integrare il percorso e la nutrizione chetogenica con i carboidrati che servono prima dello sforzo fisico. 6 mesi dopo che mi hanno riscontrato la leucemia ho deciso di intraprendere la carriera del runner. Praticamente sentivo sempre più beneficio. La maratona di Reggio è stata la mia prima vittoria contro la malattia. Con le diete a basso contenuto di carboidrati mi sento meglio, ho leggermente meno energia come velocità, però ho molta più resistenza. Se prima, dopo 15 km, avevo la necessità di prendere dei carboidrati, dei gel liquidi come energia, adesso posso fare anche 30 km senza mangiare nulla e arrivo a casa che sono ancora con l'energia. Your body can make sugars, glucose for energy, out of proteins and out of fats and out of other substances. Your body can convert anything into anything if it needs to. It has that ability. So you don't need to worry about eating glucose, eating sugars. Your body will sort it out for itself. Se consentiamo al nostro corpo di produrre i chetoni abbassando il livello di carboidrati, il nostro cervello preferisce usare i chetoni. In condizioni di chetosi il cervello usa 70% chetoni e solo 30% glucosio. We typically see in blood work is that carnitine levels are lower, and clinically we see this. That's because the body is burning so much fat, it uses carnitine to transport that fat into the cells for the cells to burn it. One form of carnitine that I use is called acetyl L-carnitine. So that's a very good supplement to take. MCT oil, which is a type of fat that converts to a higher percentage of ketones. Electrolytes are really important for athletes because they tend to lose a lot of minerals and a lot of electrolytes when they're sweating. Caffeine can help to mobilize fat. And when you mobilize fat, that can help to further enhance the ketogenic diet. So, and actually increase ketone production. Ormai diciamo che bisogna camminare insieme a quelli che sono nutrizionisti per rendere efficace l'allenamento, per avere l'ottimo risultato. E sul campo l'allenamento ha dimostrato che pur levando tutti i zuccheri e i carboidrati si ha una maggiore energia. E c'è giusto un piccolo periodo di adattamento i primi giorni quando si cambia totalmente l'alimentazione, però dopo abbiamo riscontrato che comunque hanno una maggiore risposta, hanno un grosso carico energetico, ripeto e sottolineo, pur levando i carboidrati. Facciamo saturazione sul dorsale, sono pronto, vai, stacco, sì.
Di tutti gli organi che rischiano sempre di infiammarsi, in modo particolare tendini, non subiscono appunto nessun tipo di trauma. Quindi eliminando proprio il carboidrato andiamo a sfiammare completamente tutto il corpo. Muovo, tengo, 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 è buono, molla, molla, molla. Ok, a livello di forza com'è? Tranquillo? Sì, ancora sì. Vai. Sì. Vai, stiamo salendo ancora. A un certo punto ho cominciato ad avere un approccio diverso con il cibo. Ho smesso di mangiare quello che mi piaceva perché mi piaceva quando volevo e ho cominciato a guardare il cibo da un punto di vista nutrizionale, cioè io guardo un pezzo di carne e dico questo è cibo, questa è nutrizione per il mio corpo. Quando guardavo invece quando guardo anche oggi della pasta o della pizza, penso questo non è cibo, questa è una droga, questo è qualcosa che mi fa piacere, che contiene anche delle sostanze che mi fanno del male e quindi non lo mangio come cibo, cioè non è che a pranzo mangio la pizza come nutrizione, se mangio la pizza lo sto facendo sapendo che sto sgarrando, come potrei bermi una birra, non bevo, ma se mi dovessi bere un bicchiere di qualcosa lo farei con la consapevolezza che non sto arricchendo il mio corpo di nutrienti, ma sto bevendo qualcosa per il gusto di farlo. Da quando ho iniziato appunto con la chetogenica sono stato molto meglio, soprattutto per quanto riguarda l'allergia, io ho avuto forti problemi di allergia e iniziare una dieta a basso contenuto di carboidrati mi ha fatto capire che effettivamente togliendo tutte quelle sostanze, togliendo carboidrati, latticine e quant'altro, è sparito completamente il problema, quindi non ho dovuto più neanche prendere antistaminici o altre sostanze che compensassero, comunque fossero da palliativo per il mio problema. Quando poi ho conosciuto Francesca, Ettore e abbiamo iniziato a seguire questo percorso di dieta, di alimentazione insieme, anch'io ho deciso di dare una mano in questo progetto musicale, mettendomi al servizio come batterista per Francesca. E appunto l'energia che ho adesso rispetto a quella che avevo prima è infinitamente superiore e quindi sono contentissimo perché questo mi ha fatto sbloccare, no? Come persona, come musicista, penso che sia fondamentale il curare il proprio corpo e la propria mente, perché ricordiamoci che l'alimentazione comunque va a influire anche sul cervello, oltre che sulla testa, oltre che sul fisico. L'alimentazione fa parte assolutamente di una crescita personale. Tutta la nebbia mentale o poca lucidità sono sparite, ho iniziato ad essere più concentrato, più produttivo, ascoltavo con più attenzione quello che le persone mi dicevano, avevo pure le emozioni, avevano un flusso più naturale e quasi, quasi in uno stato simile a quello che si ottiene con la meditazione. Freak Like Me invece è una canzone che non abbiamo ancora pubblicato, è una canzone un po' dalle influenze disco anni 80, 90, ma c'è anche un po' di pazzia, c'è anche un po' di pazzia di questi anni, abbiamo inserito dentro un po' di elettronica e diciamo che è un pezzo abbastanza particolare, si può ballare in discoteca, ma secondo me anche per darsi un po' di carica nella vita, perché freak like me vuol dire pazzo come me, quindi se vuoi essere pazza come me devi ascoltare questa canzone e quindi vivere la tua vita a 100 all'ora. Questo è il messaggio della canzone. Mangiando keto. È scomparso praticamente tutto. Io non soffro più di attacchi di colon, non soffro più di emicrania, contando che ho perso 10 kg ed è una cosa meravigliosa, e ho un'energia che, ma veramente, è da vendere. Io mi trovo molto bene, non solo per come mangio e come gestisco, ma anche perché eliminando parte dei carboidrati ho ridotto anche i dolori ossei e muscolari.
grazie alla chetogenica ho smesso di essere umiliata negli studi medici, umiliata dalla fame, umiliata dal continuo desiderio di cibo che lo zucchero ci dà. Non ho più quei dolori forti del ciclo e in più ho perso anche 12 kg. In 10 mesi sono riuscita a perdere circa 26 kg. Io soffrivo di ipertiroidismo da 6 anni. Attraverso questo stile alimentare invece ho riscontrato in pochi mesi già dei benefici, le analisi sono rientrate, la mia tiroide è rientrata nei parametri, quindi l'infiammazione si è abbassata drasticamente. Da quando sono in chetosi non ho fortunatamente più preso nessun tipo di medicina, quindi non mi sono davvero più ammalata, non ho neanche avuto un raffreddore. Soprattutto in questo momento è molto molto importante avere un sistema immunitario ben protetto, la chetogenica ti protegge. Mentre prima avevo bisogno di mangiare ogni 2, 3 ore, 4 ore, massimo 5, con la chetogenica ho visto subito che potevo tranquillamente andare anche 6, 8 ore senza problemi. A che beneficio nel sonno ho avuto? Io dormo meglio. Un aumento, per me almeno nel mio caso, dell'ottimismo, di vedere sempre l'aspetto positivo. È una costante sia dell'umore che del fisico. Non ho mai un elettrocardiogramma su e giù, io questa cosa non ce l'ho una cosa stabile. Per me è un modo semplice e gratificante di alimentarsi perché non è assolutamente povero e richiama il meglio di me. Mi dà tanta energia, tanta forza e tanta gioia. Ho ritrovato un'energia che pensavo di avere solamente a 20 anni e questo mi ha portato anche ad avere un più entusiasmo e anche ad essere molto più positiva. Sto bene a livello mentale, sto bene a livello fisico, sto bene a livello di energia. Un beneficio come qualità di vita, sicuramente.